Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge di iniziativa dell'Ufficio di Presidenza sulla mitigazione della rivalutazione Istat per i vitalizi degli ex consiglieri regionali. Dopo un serrato confronto in Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, in Commissione Bilancio nonché tra i capogruppo, anche nel corso della seduta stessa, l'Assemblea ha approvato la proposta di legge disposizioni per la riduzione temporanea del meccanismo di indicizzazione degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali in carica fino alla nona legislatura, registrando 31 voti favorevoli e la non partecipazione al voto del Movimento 5 Stelle. L'incremento di spesa stimato per l'anno 2023, con il tasso di inflazione attorno all'11,8%, sarebbe stato di circa 700.000 euro per i 184 ex consiglieri che hanno diritto al vitalizio. Il Movimento 5 Stelle ha rinunciato al voto e presentato un ordine del giorno con l'impegno per la Giunta regionale di rimettere in discussione la rivalutazione dei vitalizi in conferenza permanente, ma l'ordine del giorno è stato respinto a maggioranza. Una scelta importante che tiene conto del quadro economico-sociale che i cittadini stanno vivendo negli ultimi mesi e che quindi va proprio incontro a un'esigenza di razionalizzazione dei costi della politica. La Regione Toscana è l'unica regione italiana che ha deciso di ridurre l'indicizzazione dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. È noto che i consiglieri regionali non godono più del vitalizio, sono rimasti in piedi i vitalizi dei consiglieri regionali eletti fino alla nona legislatura compresa. Poiché c'è una norma che impone l'adeguamento di questi vitalizi agli indici Istat, oggi la Regione Toscana ha deciso di ridurre sensibilmente questo incremento e lo ha fatto ancorandosi a dei parametri che si avvicinano in alcuni casi allo zero, proprio per far sì che questo incremento sia da una parte rispettoso del dettato legislativo che ci impone a livello nazionale un adeguamento degli importi dei vitalizi, ma dall'altra parte che sia quanto più possibile contenuto. Una scelta importante che altre regioni non hanno fatto e che comporterà una riduzione di costi della politica sensibile per la Regione Toscana. Se infatti nulla si fosse fatto a livello legislativo, avremmo avuto per i prossimi 3 anni, ragionando del bilancio di previsione 2023-2025, un incremento annuo di costi vicino a 750.000 euro all'anno. In questo modo i costi si riducono a circa 90.000 euro all'anno, quindi con un risparmio sensibile che si avvicina ai 650.000 euro all'anno. Un segnale importante che la Regione Toscana e il Consiglio regionale intende dare ai cittadini toscani in un momento di profonda crisi come quello che stiamo vivendo, un segnale di contenimento dei costi della politica. Che noi riteniamo che il vitalizio sia un privilegio sempre, sia un privilegio ancora più sconveniente in un momento difficile quale il contesto attuale, dove ci sono tante ragazze, tanti ragazzi che non troveranno mai lavoro, ce ne sono tantissimi che lavorano magari di sabato, di domenica, dopo cena per qualche centinaio di euro il mese. Troviamo sconveniente il privilegio del vitalizio, lo troviamo una cosa disarmante chiedere l'aggiornamento secondo i dati Istat. Vengano aggiornati all'indice Istat le pensioni, gli stipendi, non è giusto che vengano aggiornati anche i privilegi, quindi sono contento che il Consiglio regionale della Toscana oggi intervenga per ridurre un privilegio, che è il vitalizio, e per evitare che quel privilegio venga aumentato con la rivalutazione Istat. È giusto in questi tempi intervenire in questo modo per, ripeto, ridurre un privilegio degli ex politici. Tra parentesi, per fortuna, sono contento che l'attuale Consiglio regionale non riscuota il vitalizio, mi sembra una cosa più che giusta e per lo stesso motivo ritengo giusto non aggiornarlo. Sì, una scelta giusta, una scelta difficile, però il coraggio di un gruppo dirigente, questo che oggi è in Consiglio regionale, di chi ha guidato questa trattativa, abbiamo avuto il coraggio di andare a ridurre
l'importo dei vitalizi alle persone che prima di noi hanno amministrato la Toscana. Fosse stato per me avremmo potuto anche eliminare, ma sicuramente andremo in questa direzione perché c'è un impegno congiunto delle forze politiche che va verso il superamento della rivalutazione Istat. Intanto il coraggio di togliere 600.000 euro che saranno destinati invece ai cittadini toscani, al mondo delle associazioni, alla cultura, ai giovani, a tanti progetti che possiamo fare. È assurdo pensare che nel mondo di oggi persone che vivono di un privilegio potessero ancora pensare che questo privilegio potesse essere anche rivalutato. Abbiamo fatto il massimo, siamo l'unica regione in Italia che ha avuto questo coraggio di farlo. Credo che si possa andare oltre rispetto al superamento dello stesso strumento, ma intanto oggi una bella pagina toscana dove tutti i gruppi politici, indipendentemente dall'appartenenza, hanno condiviso l'idea di chiudere una stagione, quella dei privilegi del passato. Quanto noi come amministratori non abbiamo questo privilegio, è corretto che sia, questo ci consente di andare a testa alta dai nostri cittadini, sia questa legislatura che quella precedente. Male avevano fatto in passato invece a pensare di mantenerselo per sé, pensare di rivalutarselo e poi a quelli dopo togliere. Hanno fatto bene a toglierlo a noi, ma noi facciamo bene ad eliminare il livello della rivalutazione. Avremmo avuto un aumento di costo, visto che l'inflazione è stimata intorno al 12%, di circa 700.000 euro. Noi siamo invece la prima regione italiana ad aver approvato oggi, e ringrazio tutti i colleghi consiglieri, una legge che sostanzialmente limita temporalmente l'aumento Istat dei vitalizi. In più abbiamo approvato, anche questo all'unanimità, un ordine del giorno che impegna la Giunta a valutare nella conferenza Stato-Regioni se è possibile proprio toglierlo definitivamente e azzerarlo. Questa è una valutazione che dipende dal rapporto anche con il Governo. Noi abbiamo fatto tutto questo perché in un momento di difficoltà in cui i cittadini, le famiglie faticano ancora più del solito, il calo energia, l'aumento dell'inflazione, abbiamo voluto dare un messaggio forte, chiaro, che la Regione Toscana si è presa la responsabilità di ridurre un privilegio per pochi. Era l'unico strumento che avevamo a disposizione e lo abbiamo attuato in maniera molto chiara. Tenete conto che con questa norma si risparmiano circa 600.000 euro di risorse dei toscani. Assolutamente sì, è un privilegio dovuto da chi in passato aveva deciso di legiferare questo. È logico che oggi, di fronte a un'inflazione come questa, di fronte a un momento difficile come questo, la prima cosa sarebbe stata quella di chiedere proprio ai beneficiari di questo vitalizio di rinunciare. Così ci aspettiamo magari una risposta anche da loro. Nel frattempo però il Consiglio regionale ha dato un messaggio quello di dire che, fermo restando il vostro vitalizio, ma la rivalutazione dell'Istat è quella, pensiamo, che dovesse essere con più contenuta. Per questo era l'unico strumento che ci poteva permettere di arrivare a questo obiettivo. Il Consiglio regionale ritorna a parlare di RSA e l'occasione è stata l'approvazione all'unanimità di una risoluzione d'iniziativa della Commissione per impegnare le quote sanitarie che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo proprio a favore delle RSA. Nell'atto di indirizzo si impegna anche la Giunta a ripensare il modello organizzativo anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità. Si richiamano impegni alla Giunta anche per favorire la costituzione tra le RSA delle comunità energetiche rinnovabili, intese come strumenti significativi per favorire la transizione ecologica, così come la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile e per favorire i risparmi. Dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo dell'RSA e del mondo della cooperazione è uscita un elemento chiaro, e cioè che una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid, hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'RSA, che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi, anche di cambi nell'organizzazione, nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico, perché oggettivamente, se no, tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione
con i servizi poi sanitari, e quindi per noi, diciamo, chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Facciamo chiarezza, nel senso che la Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA. Alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca. E questo è ciò che le residenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. E da questo siamo ripartiti. Mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi, che ormai durano da più di 12 mesi, per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani, che hanno fatto da punto Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani, che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid, e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello, percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle base di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà, e ci auguriamo che il governo possa dare e stanziare più fondi, proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dopo da sole. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso, perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata, già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente, e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno dell'RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire organizzativamente innanzitutto, perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL, e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma, la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico, ma anche di carattere organizzativo. Serve, rispetto di un ruolo straordinario che fanno le RSA nei territori, noi siamo stati come Italia Viva i primi a depositare un atto a sostegno delle RSA, i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze. Bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze, chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo, ma chiediamo di fare di più anche in termini economici. Una risoluzione di buon senso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti. Non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni, sarebbe semplice oggi dire quanto. È evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa, che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione, ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno, e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Bisognerebbe fare una cosa semplicissima: prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria. Mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti. Negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria. Quindi il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto. È un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al governo, quindi chiede giustamente un impegno del governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA. Il governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi. Regione Toscana, il Consiglio regionale.